All'Auditorium Monsignor di Donna, incontro conclusivo al termine di una giornata che ha visto protagonista il tema palestinesi ed ebrei in dialogo per costruire ponti e non muri. È chiaro che questo gruppo, diocesano, ha avuto questo straordinario buon senso di portare la gente in Israele e in Palestina in modo che potessero vedere con i loro occhi quello che succedeva. E queste persone hanno creato molti ponti con i palestinesi. Quello che occorrerebbe fare è costruire ponti con gli israeliani e con le comunità ebraiche italiane. Però devo dire che per quello che riguarda il mondo sionista queste sono cose abbastanza difficili da ottenere, perché c'è molta chiusura, c'è anche molta paura. Dunque, in ottica futura è un'utopia o è un progetto possibile? In ottica futura è un'utopia? Io credo che le utopie esistono per essere realizzate. Se perdiamo la speranza, perdiamo ogni possibilità di comunicare col mondo e con il nostro futuro. Quindi dobbiamo disperatamente lavorare verso la creazione di ponti. Qualcuno dirà che certi ponti sono pericolosi e ci portano... No, io penso che in questo momento, dopo 70 anni di guerra, l'unica soluzione è trovare la pace fra le due parti. Non solo... Ma attenzione, perché il problema palestinese e israeliano ha un'influenza enorme sulla pace nel Mediterraneo. Tutti i terroristi dicono di combattere a favore dei palestinesi perché sono stati maltrattati. Evitiamo il maltrattamento e finirà anche questa giustificazione del terrorismo. Come si costruiscono i ponti e come si abbattono i muri in questo dialogo? Allora, i ponti si costruiscono intanto demolendo i muri e con il dialogo e con la buona volontà delle persone che hanno a cuore soprattutto i diritti delle persone. Quindi, parlando della questione israelo-palestinese, il dialogo è possibile, ma il problema è che non è alla pari. Il dialogo è possibile quando ci sono delle persone che dialogano ma si riconoscono. Il problema purtroppo è che Israele non riconosce il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione, continua a occupare territori malgrado ci siano risoluzioni dell'ONU, del Consiglio di Sicurezza, della comunità internazionale, considerano territori occupati ormai sono quasi 50 anni, che Israele rifiuta di ritirarsi, anzi continua a costruire, violando tutte le norme internazionali, altre città, altri insediamenti, confiscando le terre palestinesi. Da Andrea per News 24.city, Davide Suriano.